Buongiorno a tutti, siamo a Karlovo Namesti e stiamo ammirando la statua di Eliška Krasnohorská, che è stata un'autrice femminista ceca. È vissuta tra il 1847 e il 1926 ed è stata traduttrice di autori internazionali come Lord Byron o come Adam Mickiewicz e anche autrice soprattutto di opere per bambini. Eliška Krasnohorská ha scritto anche libretti per l'opera, 4 libretti per il compositore musicale Bendrik Smetana ad esempio, ed è ricordata, abbiamo detto è stata una femminista, quindi è ricordata perché nel 1890 ha fondato la scuola Minerva, il primo ginnasio dedicato a sole ragazze dell'impero austro-ungarico e in cui la lingua di insegnamento era il ceco, quindi viene ricordata anche come una patriota della Repubblica Ceca e della Cecoslovacchia più in generale. Bella così? Io. Grande. Convincente.